Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di scuola. La Regione continua a lavorare per cercare di assicurare le migliori condizioni in vista della riapertura dell'anno scolastico previsto il 14 di settembre. Diverse le criticità però da superare e per questo è stato chiesto lo slittamento della riapertura a dopo il voto per le amministrative e il referendum del 20 e 21 di settembre. C'è poi tutto il tema che riguarda il trasporto pubblico con i sindacati abruzzesi che lanciano l'allarme contagi e non solo, tra l'altro il CTS si è espresso su questo punto dicendo che la capienza massima di uno scuolabus può essere raggiunta soltanto per un tragitto che duri al massimo 15 minuti. Nel frattempo, questa mattina c'è stato il primo via libera della conferenza delle regioni al documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Domani è previsto il via libera definitivo. Comunque facciamo il punto della situazione nel servizio. Le regioni contro il governo. Continua la trattativa serrata tra ministri e governatori. Quest'ultimi, guidati dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, chiedono linee guida nette e che non lascino spazio a fraintendimenti. A poco più di due settimane dall'ufficiale riapertura delle scuole, il 14 settembre, il tema cruciale è quello dell'istruzione e del trasporto pubblico. L'Abruzzo chiede che gli alunni tornino sui banchi più tardi, almeno dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, così da poter organizzare meglio il ritorno a scuola in sicurezza ed evitare una doppia sanificazione. Innanzitutto vi è il tema dell'edilizia scolastica su cui i sindacati esprimono perplessità. Sull'edilizia siamo al momento alle promesse degli enti locali. Gli enti locali si dicono fiduciosi di riuscire entro l'inizio delle elezioni, quindi il 14 settembre, di terminare i lavori. Vi è poi il tema dell'aumento di organico che in Abruzzo è insufficiente e per cui occorrerà aspettare i fondi del decreto agosto in cui è stanziato 1 miliardo per l'istruzione. A quanto mi pare c'è stata una prima copertura da parte del governo che non supera un terzo di quello che è stato richiesto. Si parlava insomma di fondi per il personale che dovevano essere circa sui 40-45 milioni di euro per l'Abruzzo, quelle che sono le necessità richieste dalle scuole, e mi sembra che ne siano stati assegnati circa 17, il che insomma è molto molto lontano da quello che effettivamente insomma è necessario. Il tema maggiormente critico però rimane quello del trasporto pubblico. Con le regole attuali infatti metà degli studenti rischiano di rimanere a piedi. E se non cambiavano le condizioni date dal comitato tecnico scientifico della capienza insomma degli autobus, purtroppo il rapporto era quello, e non era un problema economico, perché pur avendo i fondi per poter acquistare autobus non c'era nessuna azienda a livello mondiale che ti consegnava 700 autobus in 60 giorni. Anche volendone prendere in affitto, quindi anche se si fa un reclutamento esterno rispetto alla struttura, non ci saranno abbastanza autobus per il trasporto scolastico. E chiediamo ovviamente di correre subito ai ripari. Qui i contagi cominciano a risalire, la situazione del CTS manifestata dal Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale è ancora di una capacità contenitiva al 50%. Sinceramente consideriamo ridicola questa ipotesi del gruppo abituale avanzata dalla Ministra ai trasporti De Micheli già nella giornata di ieri. Non si può considerare chi va su un autobus un gruppo abituale. Allora, se fosse così, perché parlare di distanziamento nelle classi? Nelle classi stanno insieme 5-6 ore i ragazzi, e in autobus mezz'ora, un'ora. E restiamo ancora a parlare di scuola. Ci sono novità da parte del Comitato Tecnico Scientifico che paventa un lieve incremento dell'indice di trasmissione. Questo si aspettano i componenti del CTS, così come sta avvenendo, dicono, all'estero, con lievi incrementi alla riapertura delle scuole. E tra l'altro uno dei componenti del CTS, Agostino Miozzo, davanti alla Commissione
Comunicazione e Istruzione della Camera ha ricordato come ci sia una grande incertezza della comunicazione scientifica e non c'è uniformità, tra l'altro, in Europa e in tutto il mondo. Dice Miozzo, non c'è un paese che faccia quello che fa il paese limitrofo, e questo chiaramente sta generando dei problemi. Tutti si rendono conto, continua Miozzo, che ci sono rischi, ma sono valutati sul piatto della bilancia, che sono assoluta, che c'è l'assoluta priorità di riaprire le scuole. Distanziamento, uso delle mascherine, igiene rimangono i punti fondamentali, ha chiarito Miozzo, come prevede anche la comunità scientifica, e questo sembra almeno il principio guida del CTS. Noi adesso proseguiamo con il telegiornale. Cambiamo argomento, duro scambio epistolare fra il presidente della regione Marsilio e il senatore D'Alfonso, che si sono attaccati con due lettere aperte. Il senatore del PD lancia la sfida, confrontiamoci, l'argomento è quello del masterplan. Si scambiano le letterine Marco Marsilio e Luciano D'Alfonso. Due figure politiche speculari, entrambi al timone della regione Abruzzo, mentre l'altro siede in Parlamento. Marsilio infatti era senatore prima dell'elezione a presidente regionale e D'Alfonso lo è diventato al termine del mandato di governatore. Dopo mesi di battibecco a distanza su meriti e demeriti che ricadono sugli abruzzesi, i due sono arrivati, senza l'utilizzo di mezzi termini, allo scontro quasi a viso aperto tramite due lettere pubbliche. Senatore D'Alfonso, si vergogni. Questo l'incipit che non lascia spazio a fraintendimenti, scritto dall'esponente di Fratelli d'Italia. Il casus belli è l'accordo firmato con il ministro per il Sud e la questione territoriale provenzano per la riprogrammazione dei fondi europei e nazionali. Come può lei, che ha votato il decreto rilancio con gli articoli 241 e 242, sulla base dei quali l'accordo con le regioni è stato fatto, protestare perché applico la legge? E quanto Marsilio chiede ad D'Alfonso prima di attaccare sul masterplan? Io ho salvato centinaia di milioni di opere, sostiene l'attuale presidente regionale, opere che non subiranno alcun ritardo nonostante questa riprogrammazione. Mentre all'inizio del 2019, prosegue Marsilio, lei ci ha lasciato un masterplan che aveva registrato come stato d'avanzamento della spesa meno del 2% dei fondi stanziati. Marsilio poi accusa D'Alfonso di mitomania. È una favola, scrive il governatore, il fatto che lei ha portato 2 miliardi e 800 milioni all'Abruzzo. Quei soldi infatti sarebbero arrivati chiunque fosse stato il presidente della regione. Al termine del suo mandato, conclude Marsilio, lei ha abbandonato la nave che affondava per approdare in Parlamento. E la piccata risposta di D'Alfonso non si è lasciata attendere. Il senatore del PD l'ha affidata ai social, così che i suoi follower la traghettassero di schermo in schermo fino agli occhi di Marsilio. Il suo campo d'appartenenza è nella cultura della vergogna. Questa è la prima di una serie di frecciatine assai poco velate. Gli articoli 241 e 242 del decreto rilancio non parlano di necessità, ma di possibilità, ricorda D'Alfonso a Marsilio, il quale quindi non sarebbe obbligato a ridestinare i fondi. Il senatore risponde anche all'accusa di raccontare favole a proposito dell'automatismo con cui sarebbero arrivate le risorse del masterplan. L'Abruzzo, come regione in transizione, sarebbe finita tra quelle che accedono al riparto del 20% dei fondi per la coesione, sottolinea D'Alfonso. Con il nostro lavoro abbiamo ottenuto che fosse inserita tra quelle che concorrono all'80%. Mi domando piuttosto cosa sia stato fatto in 18 mesi di governo Marsilio. Se vuole che mi occupi io dell'Abruzzo al suo posto, provoca il parlamentare, sono a sua disposizione. In conclusione, D'Alfonso lancia la sfida. Confrontiamoci, dice a Marsilio, sulla esatta interpretazione degli articoli 241 e 242 del decreto rilancio, davanti a una giuria d'onore a rilevanza tecnica formata da personalità nazionali e regionali. E ora la palla è di nuovo nelle mani del governatore, che dovrà decidere se rispondere o lasciar correre, se accettare o no il duello davanti alla giuria di qualità in odor di Sanremo. I due infatti non si sono mai confrontati faccia a faccia, se non tramite questo grottesco rapporto epistolare, nel quale contano più i toni che la sostanza, in cui ricordano due sposi ormai consumati dal matrimonio che comunicano solo tramite avvocato.
Restiamo alla politica, andiamo ad Avezzano dove si vota il prossimo 20 e 21 di settembre. È stata presentata la coalizione di Anna Maria Taccone per le prossime amministrative 2020, 4 le liste che la sostengono, 96 candidati, 3 civiche e una lista targata Forza Italia, proprio a simboleggiare la spaccatura che c'è tra i membri del centrodestra avezzanese. Non faccio promesse da marinaio, dice la Taccone, ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo. Sentiamo il servizio di Gioia Chiostri. È sostanzialmente l'occasione per presentarvi la mia squadra, per darvi qualche indicazione più puntuale, diciamo, sul nostro programma. Fra poco più di 3 settimane riaprono le scuole e abbiamo solo un gigantesco punto interrogativo davanti a noi. Non ci si riesce a fare miracoli in pochi mesi. Credo che con pazienza, con grinta, con tenacia, con coscienza si possa fare nella misura in cui si riesca a lavorare un pochettino tutti insieme. La candidata a sindaco Anna Maria Taccone ha presentato gli uomini e le donne delle sue 4 liste a sostegno, una di partito Forza Italia e 3 sintesi e riassunto della società civile. Anna Maria Taccone ci crede, l'obiettivo ballottaggio è in cima alla lista delle cose da raggiungere. Abbiamo 96 candidati, di questi 96 candidati oltre il 90% sono persone che scendono in campo e che si prestano, diciamo, a prestare servizio per la città per la prima volta in assoluto. Di questi 96 candidati, vi do un ultimo numero, 48 sono donne. Una coalizione in perfetto equilibrio tra rappresentanza maschile e rappresentanza femminile, quindi questo potrebbe significare più donne al comando. Ce lo auguriamo un po' tutti, credo ci sia un'assoluta necessità di una maggiore presenza femminile nelle cabine di regia. Le donne hanno tantissime qualità da poter mettere in campo, le nostre capacità di fare tante cose insieme, dove sicuramente abbiamo tanto da dire e tanto da dare. Durante la conferenza si è parlato innanzitutto di brand Marsica, ma anche di Europa. Assolutamente sì, credo si debba, come ho detto fin dal primo giorno, provare ad ampliare lo sguardo in tutte le direzioni, sia in avanti, cercando di immaginare quelle che potrebbero essere le problematiche della società un domani e cercare di prevenirle, sia per cogliere le opportunità, in modo particolare quelle che possono arrivare oggi dall'Europa, perché le casse comunali non sono così ricche e non hanno così tanti spazi per poter fare miracoli. Altro comune al voto, quello di Chieti, dove ieri la sinistra ha presentato la sua lista a sostegno del candidato sindaco Diego Ferrara. La presentazione è avvenuta in piazza Vico. La lista denominata La Sinistra con Diego punta a dare una spinta decisa affinché il candidato di centrosinistra possa arrivare al ballottaggio. Oggi invece Ferrara ha presentato altre 2 liste, Chieti per Chieti e Ferrara sindaco. Proseguiamo e voltiamo pagina, torniamo a Pescara. A distanza di qualche mese si è verificato al Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli un nuovo atto intimidatorio nei confronti di una persona, un residente che aveva in passato denunciato i soprusi di alcuni cittadini. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna a parlare di un problema periferie irrisolto. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Pettinari, ennesimo episodio intimidatorio al Ferro di Cavallo. Lei nei mesi scorsi aveva sollecitato maggiori controlli. E adesso? Sì, allora ricordiamo che l'episodio di ieri, cioè ieri notte, hanno sfondato i vetri di una macchina di un cittadino onesto per bene nel Ferro di Cavallo, segue all'episodio di 6-7 mesi fa, quando incendiarono la macchina di un'altra brava persona. Tutti cittadini onesti, tutte persone che hanno sempre combattuto a testa alta e con la schiena dritta contro i delinquenti e i criminali, e questa è la risposta. Allora, in quel quartiere un inferno. I cittadini onesti non possono più vivere, quindi io dico, ma sono stanco di ripeterlo, si proceda immediatamente a cacciare gli occupanti abusivi che sfondano le case, criminali, pregiudicati, che delinquono ed esercitano violenza in quel quartiere. Non è più possibile. Ricordiamo, la competenza esclusiva dettata dalla legge regionale 96-96 è in capo al comune e alla regione, cioè la legge dice che il sindaco deve emanare
emanare i provvedimenti di decadenza per tutti coloro che occupano abusivamente, spacciano droga all'interno delle case popolari, hanno macchine parcheggiate addirittura da 80.000 euro sotto casa, sottraggono le case popolari ai cittadini onesti che sono in graduatoria e ce ne sono centinaia e centinaia che stanno aspettando di ricevere una casa e non possono riceverla perché i delinquenti sono all'interno delle case popolari, e rubano corrente elettrica, gas ed acqua perché si collegano abusivamente alle utenze, privando i cittadini onesti o mettendole a carico dei cittadini onesti. Questo non è più possibile. Allora si sta pagando un prezzo troppo alto. Prima o poi ci potrebbe riscappare il nuovo morto, perché lì sono state anche ammazzate dalle persone. Basta, la politica si metta una mano sulla coscienza, ma mi faccia fare per una volta una polemica politica, non la faccio mai. Mi hanno accusato di fare demagogia. Io veramente sono quasi schifato da questa affermazione. Io faccio demagogia, io sto vicino alla gente che viene ogni giorno colpita a sangue, possiamo dire, non demagogia. Andassero anche loro a fare questo, se si chiama demagogia questo, ben venga la demagogia, io starò sempre accanto a questi cittadini, abbandonati da tutte le istituzioni. Ad Ortona da oltre 5 mesi il macchinario che serve ad eseguire l'ecocardio, che è in dotazione all'ospedale Barnabeo, è rotto, lasciando medici e pazienti senza strumento per le visite preoperatorie e per le valutazioni degli utenti che provengono dall'esterno. Questa è la denuncia del consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, Francesco Taglieri. Nonostante la richiesta a carattere di urgenza espressa dagli operatori per la riparazione dell'ecografo, dice Taglieri, dalle carte risulta che non è stato possibile aggiustarlo per la vetustà dello strumento. A tutt'oggi quindi Ortona esercita senza ecografo, con chiaramente innumerevoli disagi ai pazienti e soprattutto a quelli oncologici con indirizzo chirurgico. Un anestesista infatti, spiega ancora Taglieri, che richieda una consulenza cardiologica per un intervento di tumore alla mammella, per esempio, manda ogni paziente dallo specialista, ma quest'ultimo, non potendo fare tutti gli accertamenti del caso, deve destinare l'utente ad un'altra struttura che solitamente è l'ospedale di Chieti. Sono stati interessati tutti gli organi competenti a tutti i livelli, ma nessuno sembra fare nulla. Continua Taglieri, che rimarca come sarebbe opportuno che l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo faccia pressione sul direttore della ASL di Chieti Shell affinché ci sia una risposta immediata. Proseguiamo, andiamo a Teramo. Con l'acquisizione ufficiale dei palazzi Adamoli e Salvoni prende il via in maniera decisa il recupero funzionale del Teatro Romano. Vediamo il servizio. Qui oggi è una giornata storica, siamo padroni del nostro destino, abbiamo preso possesso e acquisito la proprietà dei due palazzi, era il presupposto, è il momento decisivo. Ovviamente adesso dovrà essere validato il progetto definitivo e in questa fase approvare anche lo stralcio, che ci consentirà, intanto con i fondi che abbiamo a disposizione, di poter avviare la gara per la rifunzionalizzazione del teatro. E dentro questo contesto e dentro questo processo c'è anche la demolizione. L'obiettivo ambizioso, ma dobbiamo sfruttare anche le normative sulla semplificazione che sono state introdotte, vediamo in che misura con gli uffici, è quello di andare a gara entro la fine dell'anno. È un obiettivo molto ambizioso, finora devo dire con tutte le difficoltà abbiamo rispettato la tempistica recuperando il tempo perso, perché non dimentichiamo che al nostro insediamento questo è un progetto che ormai era destinato a fallire ed è l'ultima occasione che abbiamo per recuperare in modo pieno e funzionale il Teatro Romano, che è un'opera che appartiene alla storia della nostra città, appartiene al presente, ma soprattutto contribuirà insieme ad altri interventi in una città che si sta rivitalizzando a costruire nel futuro. Oggi è una giornata storica per la nostra città, perché siamo arrivati a conclusione di tutto il bailam burocratico costruito, un po' che serve, ma un po' costruito anche ad arte, per non far fare questo recupero importantissimo per la nostra città. Noi come associazione Teramo Nostra sono 24 anni che crediamo in questo progetto, in questo recupero. Lungo la nostra battaglia, Marco Pannello c'è stato vicinissimo a noi, che è un cittadino come noi che ha amato sempre Teramo, perché non bisogna dire io amo Teramo. Bisogna dimostrarlo. Questa nuova amministrazione tutta compatta ha votato a favore di questo recupero e questo è un altro segnale importante. Abbiamo l'appoggio del ministro Franceschini, della regione. Per fortuna c'è questa inversione di tendenza, ma intanto abbattiamo i due palazzi abusivi. Dopo si vedrà come fare al meglio per il recupero.
E a proposito di recupero e restauro, ce n'è uno, quello della Basilica di Santa Maria in Collemaggio, che ha ottenuto il premio Heritage Award, Europa Nostra Award 2020, come esempio di best practice nella ricostruzione post-sisma della città dell'Aquila. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà domani 28 di agosto nell'auditorium del Parco del Castello dalle ore 11 alle ore 13.30 e potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine Facebook della Perdonanza Celestiniana. Si tratta dell'unico caso italiano tra i riconoscimenti assegnati nella categoria conservazione degli European Heritage Award dalla Commissione Europea e da Europa Nostra. Un restauro che rappresenta pienamente la rinascita della città, si legge nella motivazione che ha assegnato il premio da parte della giuria, in cui scrivono ancora: il senso profondo di spiritualità e la partecipazione della comunità al progetto devono essere considerati parte integrante dell'impresa. L'evento di venerdì 28 costituisce la prima cerimonia istituzionale ufficiale in Europa per l'edizione 2020 del premio. Nel frattempo state vedendo le immagini che invece si riferiscono alla Basilica di Collemaggio durante i lavori di restauro dopo il sisma del 2009. Come dicevamo, la collocazione di questo premio è nel giorno dell'apertura della Porta Santa nell'ambito della 726esima Perdonanza Celestiniana e dunque assume un significato particolare in considerazione della recente iscrizione della festa del perdono celestiniano nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO. E adesso siamo arrivati allo sport. Calcio di Serie B in primo piano. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi che a guidare il Pescara nella prossima stagione di Serie B possa tornare Zenek Zeman. Il tecnico boemo potrebbe accettare un contratto annuale, a differenza di Massimo Oddo, che invece avrebbe chiesto un progetto pluriennale. Vediamo il servizio. Massimo Oddo resta in attesa di una chiamata del Pescara, ma nelle ultime ore si è fatta strada un'ipotesi a dir poco clamorosa e che risponde al nome di Zdenek Zeman. Le voci su un contatto con il tecnico boemo si rincorrono dalla mattinata e nelle prossime ore potrebbe esserci maggiore chiarezza. Oddo chiede un contratto biennale ed un progetto a più ampio raggio. Zeman si accontenterebbe anche di firmare un contratto della durata di un solo anno. Alla società pescarese spetta dunque decidere con il tempo che stringe e con i vari Pecchia, Di Biagio e Sottil che sembrerebbero oggi più lontani dalla panchina del Delfino. Al massimo entro domani mattina il Pescara dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Intanto sabato al Delfino Training Center inizierà la preparazione di Fiorillo e compagni che lavoreranno nell'impianto di Marina di Città Sant'Angelo fino al prossimo 20 settembre. Al momento sono 21 i calciatori convocati per il ritiro. Il programma del primo giorno prevede al mattino esami tamponi e sierologici presso il centro sportivo e a seguire una seduta di allenamento e pranzo presso l'Ecco Hotel. Nel pomeriggio sistemazione presso l'albergo e poi seduta di allenamento che potrebbe e dovrebbe essere diretta dal nuovo allenatore. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Prima di salutarci vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella, con in studio il patron Luciano Rabottini, chiaramente per parlare del mondo della bicicletta. È tutto davvero, vi ringrazio ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.